Ciao, benvenuto, benvenuta a questo nuovo video sul nostro canale di YouTube. Oggi, come vedi, non sono da solo, sono in compagnia di un amico, ma la domanda che ti faccio è sempre quella: quanto del tuo patrimonio vuoi proteggere con il migliore oro del mondo? Perché sai che Elior ti porta l'oro svizzero raffinato in Svizzera, custodito e garantito in Svizzera, che tu puoi venire a toccare con le tue mani nel cavò di Lugano. E proprio a Lugano oggi siamo con un nostro amico, Alessandro Del Saggio, che ci è venuto a trovare e con il quale oggi facciamo una bella chiacchierata. Vero Ale, perché c'è sempre più interesse Assolutamente. nel mondo dell'oro in questo ultimo periodo e sempre più persone si affacciano a questa scelta consapevole. E giustamente, essendoci tanta offerta, perché quando c'è un trend in crescita come quello dell'oro, perché abbiamo visto quanto gli stati hanno comprato oro e continuano a comprare oro, ma adesso anche i privati hanno scoperto la piacevolezza di comprare oro, arrivano un po' Gli come, è vero? avvoltoi. Un po' come le api sul miele, arrivano tante persone che mettono su business cercando di vendere qualcosa similoro, diciamo Che così, va a no? creare un po' l'onda. Ecco, e placcato d'oro. E in realtà l'oro che apprezziamo, l'oro che conosciamo è l'oro fisico, l'oro in lingotti, come vedete qua, e che, come sappiamo, tutela e difende il patrimonio. Ale è il fondatore della community Investiro. Pensate che ha un seguito di più di 20.000 persone che ormai da diversi anni, perché ha iniziato quando era giovanissimo, e lo seguono per consigli su consapevolezza e cultura finanziaria, perché non si smette mai di imparare, vero Ale? Assolutamente, fondamentale. E allora Ale cerca, un po' come noi, di diffondere conoscenza e consapevolezza attraverso i suoi canali. Ha un bellissimo gruppo, una bellissima community che ormai da tempo lo segue, oltre che una parte, diciamo, di studenti di elite che poi seguono un percorso particolare con lui. E oggi ci è venuto a trovare per condividere con noi un po' alcune riflessioni, alcuni ragionamenti nel mondo dell'oro fisico da investimento e nel mondo dell'offerta dell'oro, perché appunto è sempre più frequente trovare persone che si improvvisano e che ti offrono un po' la qualunque. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza? Perché come noi anche Ale sta molto attento al mercato e va a stigmatizzare quelle che sono le figure che non si comportano in maniera etica e professionale, no? È un po' quelli che noi chiamiamo i crypto Ponzi scam, no? Perché, È così. sono nati un po' come funghi nel corso dell'ultimo periodo grazie al trend delle criptovalute, della blockchain, ma anche appunto dei sistemi di guadagno facile senza faticale, eh? Esatto. Sì, diciamo che ogni qualvolta nasce un nuovo settore, chiaramente quello dell'oro è un settore millenario, ma quando si annusa, comunque certi tipi di persone annusano che c'è più attenzione in un settore rispetto a un altro, ebbene si buttano tutti per provare a ideare dei nuovi stratagemmi per attirare di fatti persone, magari che non hanno fatto la giusta formazione, non ancora la giusta consapevolezza, che purtroppo poi cadono di fatti in delle truffe o in degli schemi piramidali perdendo i loro soldi. Ecco, in questo momento lo abbiamo visto negli ultimi anni, è successo nel mondo delle cripto, è successo nel mondo dell'intelligenza artificiale, o meglio sistemi Ponzi o truffe legate al nome di intelligenza artificiale che poi non avevano nulla a che fare, ma questo succede periodicamente anche con l'oro. A te sicuramente te ne capiteranno tantissime persone magari con cui parli che ah ma sì conosco l'oro, anche a me una volta mi hanno proposto questa cosa e poi magari non c'entra niente o a noi settimanalmente ci arrivano un sacco di iniziative, persone che ci contattano magari anche per chiedere che cosa ne pensiamo, se abbiamo un parere riguardo a alcune iniziative che ci sono in questo momento online. La stragrande maggior parte purtroppo sono delle fregature, cerchiamo di fare molta informazione, divulgazione su questo e ultimamente diverse sono anche proprio legate all'oro. E quindi adesso me ne vengono in mente alcune proprio di varia natura, qualcuna che effettivamente potresti dire se all'inizi, ma potrebbe avere un senso e quindi ci metto i miei risparmi, purtroppo poi sono delle fregature, alcune invece che sono proprio completamente eclatanti, ma sai che a volte magari una persona anche perché poi ci cadono anche persone di un certo calibro, anche avvocati e quant'altro, ma in un momento un po' di debolezza, in un momento un po' di confusione, perché vogliono fidarsi, vogliono credere in qualcosa, cadono in queste truffe. Ad esempio, mi viene in mente recentemente, insomma, possiamo parlare di tante attività che propongono di fatti delle rendite, spesso mensili, legate a quello che è l'oro, che è una cosa tendenzialmente impossibile.
E come viene fatto? Viene fatto, ad esempio, ho sentito di persone che propongono, so, degli arbitraggi legati a quello che è la loro fisica, no, ma perché comprano in questa parte del mondo, rivendono subito all'istante da un'altra parte e una parte del profitto viene dato a te che metti magari 5-10 mila euro e ti rendi il 5-10%. Allora, premesso che quando e laddove si creano degli arbitraggi, tanto sono di cifre e percentuali completamente diverse, non arrivano, tra virgolette, alla persona normale o a noi piccoli risparmiatori per proporre per 5, 10, 20 mila euro, ma si parla di deal multimilionari che non arrivano, insomma, a noi purtroppo, e se arrivasse comunque non hanno queste percentuali che non hanno senso. E quindi già quello è un primo alert importante. Altrettanto recentemente mi è capitato di sentire una cosa simile, perché poi il filone comune è rendita, non fai niente, metti un po' di soldi e in 2 o 3 anni sei ricco, anche meglio se porti delle persone. Quindi poi ognuno si inventa una particolarità legata a questo. Ad esempio, ci è capitato, forse andava forte qualche mese fa, non so se ti è capitata quella quella società che, non so, poi dicono Nigeria, sempre posti particolari, dove tu compri dell'oro, però non lo ricevi a casa, non lo tieni, ma lo lasci tipo in staking, in blocco, non so, la banca locale, ti produce interessi 6-7% al Al mese. mese, perché Cioè, si parla sono anche, Ale, cose anche incredibili. prima del 5-10% al mese, Sì, non all'anno, no? è proprio, siamo nella follia. Oppure, questa in realtà è una cosa che negli anni è stata molto evergreen, con altri momenti un po' più di magra, sono nate e di tanto in tanto nascono delle aziende che propongono la vendita di oro fisico, di pacchetti di oro, dicendo che però non è che lo acquisti, ma lo compri a sconto nel momento in cui porti, so, 3 persone che fanno altrettanto. E poi questo viene promosso magari con il fatto che i primi che hanno fatto questa attività effettivamente ricevono l'oro e quindi sembra che è tutto corretto e funzionale, compri l'oro a sconto. Tuttavia, chiaramente è un po' la più classica delle piramidi finanziarie e ci sono state aziende molto grandi che tra l'altro di tanto in tanto cambiano nome per cercare di mandar via un po' di brutta nomea, ma sono sempre le stesse che girano attorno e questa cosa è chiaramente matematicamente insostenibile, nonché illegale, purtroppo ci cadono tanti. Altre cose particolari di cui parlavamo tra l'altro anche prima Certo. che questa è capitata anche a voi, insomma, di sentire persone, forse anche a qualche personaggio famoso, parlavamo che era Sì, caduto in questa delle miniere, truffa, vero? sulle miniere d'oro, Le quindi miniere, vero? Essere proprietari delle miniere, avere delle rendite anche lì, no? Perché il leitmotiv di queste porcherie, possiamo definirle così, che senza vengono dubbio. perpetrate ai danni dei poveri risparmiatori sono proprio quelle del guadagno facile senza fatica con la rendita, no? E quindi perché se metti i tuoi soldi qua e poi investi nella miniera chissà quale paese esotico, ti garantiamo una rendita di X punti percentuali. È impossibile, non abboccate mai a questi tranelli, a questi trucchi che servono semplicemente per spillare i vostri soldi, che sono frutto di sacrificio, di anni di sacrificio, di rinunce, perché per arrivare a risparmiare bisogna fare entrate meno uscite, uguale risparmio. E Per quindi tanto tempo, tanti anni, insomma, tanto tempo, una cosa. tanti anni, e quindi occorre, ecco, essere veramente informati. Allora qua ti chiedo, quali possono essere i consigli dal tuo punto di vista che ti senti di dare alle persone che ci seguono per stare attenti a non cadere in questi tranelli e quali sono le strade da percorrere per essere sicuri di poter fare le scelte giuste? Guarda, beh, sicuramente è la prima cosa, comunque chi sta guardando questo video già lo sta facendo, è sulla buona strada, il fatto di studiare, non smettere mai di studiare, anche se si hanno magari dei titoli importanti, magari in altri ambiti, ecco, a volte questo può far credere che, ok, a me non mi serve continuare a studiare, a me non serve informarmi, sono arrivato. In realtà a tutti i livelli è importante continuare a informarsi, star dietro anche a che cosa sta accadendo in un determinato periodo per essere pronti sempre a non cadere magari in un momento appunto di debolezza in quello che può essere una truffa o quant'altro, oppure in realtà anche studiare, formarsi per non solo per non perdere soldi, ma anche per fare delle scelte consapevoli, quindi investire e lavorare per farle, quindi per proteggerli, farli crescere. Appunto, comunque il fatto di avvicinarsi all'oro è una cosa ottima, interessante sicuramente, tuttavia bisogna farlo con uno studio e con la giusta consapevolezza. Quindi alcune persone, cioè, arrivano anche vicini a, ok, mi interessano gli investimenti, finanziari, eccetera, eccetera, però poi devono approfondire per capire che non è tutto quello che c'è all'interno del settore ha senso, anzi, purtroppo
purtroppo la maggior parte delle cose sono complesse. Quindi tanto studio, poi detti che va sempre bene, che sembra scontato, ma comunque a volte è bene ricordarselo, quando è troppo bello per essere vero, cioè tu metti qua 10.000 euro, 100.000 euro e non devi più lavorare, sei a posto, allora certe le persone che si fanno il mazzo, studiano tantissimo e vanno a lavorare sono stupide, no, è troppo bello per essere vero, quindi c'è qualcosa che non sta funzionando. E poi io una cosa che cerco sempre di fare personalmente, che suggerisco un po' anche a tutte le persone che ci ascoltano, è un po' il porsi, quando si entra in contatto con quello che può essere un'opportunità, il chiedersi spesso, ok, è interessante, è buona, o potrebbe essere buona, ma perché è arrivata a me, nel senso, cioè perché questa rendita che fa il 3, il 5% al mese è arrivata a me, cioè ha senso? Oppure se fosse effettivamente così interessante ed esiste, non è che si sarebbe fermata a un livello magari un po' più alto, cioè istituzionali o istituzionali ancora più grossi? Tendenzialmente sì. E quindi il problema è che questi sistemi hanno tutti dei punti in comune, che sono uno, come hai detto te, fondamentale, ti propongono la rendita e il guadagno facile senza sforzo, tutti. Due, ti permettono di investire piccole somme di denaro. E questo lo fanno perché se mettessero spesso una barriera di accesso troppo alta, comunque una persona prima di mettere cifre molto importanti tende a fare una due diligence approfondita, a parlare con due avvocati, con tutto quello che l'equipe e quello che effettivamente è il lavoro che bisogna fare per analizzare un investimento, e quindi non cadrebbero nella trappola. Perciò mirano proprio a chi mette 500 euro e 1000, che purtroppo è anche chi ne ha più bisogno. E questo è terribile, e come evitarlo? Studiando, stando attento a quando è troppo bello per essere vero e affidandosi anche ai professionisti giusti. Ma questo comunque va fatto dopo aver studiato, perché sennò a volte mancano anche le informazioni di base per capire se un professionista per potersi confrontare, no. Proprio così. E quindi questa è una parte fondamentale. Queste sono le indicazioni che ci piace darvi, che ci piace regalarvi, perché amiamo lavorare in maniera etica e professionale e portare poi consapevolezza al mercato, di modo che poi voi possiate fare le scelte sulla base degli studi che avete fatto e non solo perché l'avete sentito dire dal guru di turno che è meglio comunque sempre avere la possibilità e la capacità di discernere attraverso studio e attraverso approfondimenti dovuti e necessari quando si parla poi del vostro denaro, che è la cosa più importante ovviamente da tutelare. E quindi in conclusione, Ale, ti chiedo quanto in un portafoglio secondo te ottimale ci potrebbe stare di oro? Perché anche Ray Dalio, no, che sappiamo essere il proprietario del fondo Bridgewater, che è il fondo più grande al mondo, l'hedge fund più grande al mondo, stima comunque una percentuale di oro fisico in portafoglio per poter bilanciare e decorrelare il portafoglio rispetto agli altri asset. Ecco, quanto vedresti secondo te in un portafoglio in media sull'oro fisico da investimento da allocare per bilanciare il resto degli asset? Hai un'idea percentuale di questo? Allora, è sempre una domanda difficile. Allora, partiamo dal presupposto che l'oro fisico da investimento è interessante, proprio anche io la vedo come diversificazione della liquidità, cioè perché comunque abbiamo visto, no, la stampa di moneta dove ci sta portando e da una parte che benefici sta portando all'oro fisico. Quindi io lo vedo sì interessante come investimento, ma soprattutto è una diversificazione di liquidità che è universalmente riconosciuta. Lo è sempre stato e tendenzialmente sempre lo sarà. Su la percentuale è sempre difficile, no? Dipende un po' da dipende uno, anche, quello vero? Che sono i propri obiettivi, tuttavia quando si vuole fare una pianificazione completa è bene tenerla in considerazione, ecco, questo certo. Sì. C'è chi dice tra il 5 e il 10%, l'ideale credo che fosse intorno a queste percentuali. Attorno al 7,5, sì, oggi sì. Ci sta. Certo, e a pieno diritto e effettivamente così. Come dicevi, l'oro diventa l'unica vera sola moneta, come dice anche JP Morgan, no? Come cambio rispetto alla valuta fiat che noi utilizziamo, che purtroppo abbiamo visto come si svaluta, no? E allora avere la possibilità di poter difendere, di poter tutelare il tuo patrimonio con l'oro diventa una scelta strategica importante. È stato un piacere, Alessandro, averti qua con noi oggi, essere il nostro ospite qua, ti ringraziamo per il tuo contributo. Lasciamo ovviamente i dettagli della community di Ale in descrizione, così come trovate i dettagli di Elior in descrizione per poter approfondire, per poter contattare i professionisti che vi possono servire per poter fare la giusta strada nella scelta consapevole del vostro patrimonio da tutelare. Alla prossima! Ciao! Ciao.